tempo, al tredicesimo è l'Eintracht di Francoforte in avanti, Furtok si oppone bene Peruzzi, un grande Peruzzi. Poi Roberto Baggio al diciassettesimo, punizione, colpo di testa di Forrine, questa volta a volare il portiere tedesco Kocke. Alla mezz'ora ancora la Juventus in avanti, c'è un cross di Porrini, un velo di Ravanelli per Roberto Baggio, il gran tiro, ancora la risposta del portiere tedesco. I tedeschi chiudono bene il primo tempo, impegnano Peruzzi con Binz e sempre molto attento Peruzzi in grande forma. Questa è la ripresa, e ancora Peruzzi in evidenza nella prima parte, poi la Juventus reagisce, qui c'è un lancio di Del Piero per Baggio, ancora i tedeschi al decimo in avanti con Flick. E qui vediamo il Del Piero che comincia a salire in cattedra, impegna il portiere tedesco, poi questo lancio di Deschamps, l'aggancio e al volo e l'assist per Conte, il primo gol bianconero alla mezz'ora. Nel finale dilaga la Juventus, Del Piero ancora un assist per Ravanelli che controlla bene, poi di sinistro batte Kocke e il nono centro in Coppa UEFA per Ravanelli. Nel finale ancora un gol juventino e Del Piero questa volta, ma il suo tiro è deviato probabilmente da Dijkhout. Parma in